Sì, no, appunto, per dire, a uno viene mal di testa con la traduzione. All'inviato, al conduttore, gli prende un momento di panico e non c'è la traduzione. Cioè non... È veramente un mondo fragilissimo quello della televisione. È fatto di tutto, fatto di niente, fatto di energia, di umori soprattutto. Spesso di malumori, e invece noi qui cerchiamo di avere e creiamo perché tutto abbia buon umore. Sembra un prete.